Buongiorno mamma. Buongiorno tesoro, stai andando a scuola? Sì, sto andando proprio ora e credo che oggi sarà il grande giorno dove finalmente riuscirò a raggiungere il livello massimo delle stelle. È fantastico tesoro, assicurati di essere gentile e sorridere a tutti quanti. E mi raccomando, stai attenta a non raggiungere le 2 stelle perché altrimenti verresti eliminata da questa società. Buongiorno Marta, quella maglietta ti sta divinamente. Sei gentilissima, grazie, anche la tua è molto carina. 3.8, oh, grazie, sei stata gentilissima. Questa torta è squisita, grazie Caterina, non dovevi. Ma si figuri, lei era assoluto il mio docente preferito di tutta la scuola. Aia, scusami tanto. Ma puoi guardare dove cavolo... Cammini, non ti preoccupare, è stato solo un incidente, tranquillo. Quel nuovo taglio di capelli ti sta benissimo, Sofia. Guarda che non ci casco, ti abbiamo visto tutti quanti. Ti abbiamo vista tutti urlare contro quel povero ragazzo, non sei la persona che pensavamo. Ma di cosa state parlando? Quello è stato soltanto un incidente. Ora ti metti a urlare anche contro di me, sei incredibile. No, non sto urlando, davvero, va tutto... Avete visto Caterina impazzita? Finalmente si sta rivelando per la persona che è veramente. Cosa c'è, Cata? Ora ti metti anche a piangere? Non sto per piangere, mi è solo entrato qualcosa nell'occhio. Sto aspettando che mi chiedi scusa per avermi urlato. Ma come ti permetti? Bene. Cata, stai tranquilla e ragiona. Le tue stelle stavano finalmente per raggiungere il 5, mentre ora a quanto pare stanno per raggiungere il numero 3. Ma questo non importa perché ora troveremo il modo per tornare su in classifica, giusto? Ma certo, devo scusarmi con un video di scuse. Dobbiamo solo fare finta che stavo piangendo. Perfetto, e ora un po' di pratica. Mi dispiace tanto, ragazzi. Io non so perché mi sono comportata così. Vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore, io non so cosa mi è successo questa mattina, ma purtroppo, come avete visto, ho urlato addosso a delle persone senza un valido motivo e quella non ero io non sarei mai in grado di trattare le persone in questo modo, quindi sono qui a chiedervi scusa in questo video e spero tanto che voi possiate perdonarmi. Perfetto, e ora mandiamola a tutti quanti. Impossibile che non mi perdonino dopo questa... sceneggiata. Ehi Cata, io e Elisa abbiamo visto il tuo video, sei stata molto coraggiosa, complimenti. Grazie, siete gentilissime, davvero grazie di cuore. Ma figurati. Non ditemi che credete a quel video, era palesemente falso. Non è vero ragazzi, sta mentendo, io vi posso giurare su me stessa che quel video era veramente vero e veniva dal profondo del mio cuore, mi sono pentita delle mie azioni. Puoi anche smetterla, sappiamo che stai mentendo. Smettila, sei soltanto una bugiarda. Non la riconosco più. È assurdo che si comporta in questo modo. Ora basta, mi avete stufata, tutti quanti. Ehi Cata, ti ricordi di me? Ma certo che mi ricordo di te Thomas, eri il mio migliore amico una volta. E ti ricordi anche perché ora non lo siamo più? Perché eri troppo basso in classifica. Perché tu eri un 4 e io ero un 3 e tu non volevi che nessuno ci vedesse in giro insieme. Non volevo e non potevo farmi vedere in giro con un 3, io sono un 4 che sta per diventare un... 5. Esatto, ora non raggiunge a malapena neanche il 3 in classifica, eppure ti vergogni ancora di me. Non è ancora detto, ho ancora abbastanza tempo per riuscire a raggiungere di nuovo il 5. Cata, ti rendi conto che ti stanno per eliminare da questa società? Stai per essere eliminata dalla società. Spero davvero tu riesca a raggiungere il 5. Guardate, è tornata, presto, votatela tutti. Sì ragazzi, diamogli i numeri più bassi che riusciamo. Sapete che vi dico? Fate pure, continuate a darmi voti bassi, non mi interessa più, anzi, spero vivamente di essere bandita da questa società. Avete sentito bene, non voglio fare parte di una società dove bisogna sempre fingere di essere qualcuno che non si è veramente, quindi fate pure. Sapete che vi dico, ha perfettamente ragione. Sì, anche io sono stufa di fingere. Hai ragione, Cata, grazie, grazie. Basta con questo sistema. Fine! Se sei arrivato fino alla fine di questo video, mi raccomando, lascia un bel pollicione in su e non dimenticare di commentare con la parola. Vediamo. Ah, beh, certo, siccome il video parla di stelline, direi di commentare con una bella stella o l'emoji o proprio scrivere STLLA. Scegliete voi. Ok, ciance bande, bando le ciance. Io vi saluto. Ciao, ciao, amori!